Allora, volevo fare un video risposta all'ultimo video di Emidio. Ah, non dire. Praticamente lui, non lo so, gli è sparito il canale, adesso si trova in questo indirizzo qua. Emidio Fattore 91. Credo. Aspetta, vediamo un po'. È questo. E praticamente ha caricato solo un video lì, dove dice, ha parlato per 13 minuti, dove dice dove sbaglia Marcel Minga tra fede e misticismo sacro. Vabbè, il video vedetelo voi, perché non ho attivato nemmeno i microfoni qua, quindi non è possibile per me farvelo sentire adesso. Comunque, tanto questo è un video giusto per lui e praticamente lui dice che, e questo l'ho capito, cioè lui, quello che dice lui è perché è anche questa sua arroganza, diciamo, che trasuda nei suoi video, diciamo, tanto che io ci ho fatto dei video così divertenti proprio perché esagerava. Lui lo vede come una specie di dare valore a se stesso, cioè nel senso, io sono questo e mi rimbalzano i vostri attacchi, eccetera, eccetera. O per dire quando fa, io voglio la migliore chitarra che c'è, non mi abbasso a credere che voglio queste altre schifezze cinese lì, per dire. Cioè lui è come se, lui è fatto in modo che lui deve pensare positivo, no? Ora, e infatti parla nel video anche del sacro femminile, dell'androgenità, cioè questo equilibrio tra le due parti dell'essere umano, che sia maschile e femminile, a quanto pare. E cosa molto sospetta, perché sono le stesse cose che dicono anche i rettili, questa. E quindi lui, ecco, io penso così. Cioè, invece lui dice, come mai tu, invece Marcel Minga, sei così pessimista e ti diminuisci da solo chiamando anche la tua chat di Telegram la Bratz chat, cioè topi di fogna. Non è topi di fogna, ma così, non so come lo vede lui. Che poi altre persone si sono allontanate da me proprio perché avendo questo ego. Ma allora non voglio giudicare, cioè, avendo questa cosa, ma come cazzo fai a chiamare questa chat la Bratz? Qualcuno sta scrivendo. Minchia, sto potagli ulivi, una mazzata. Ah, scusa, e devo un attimo coprire al volo, se no ci distraiamo. Facendo ESC. Magia. E possiamo mettere Emilio qua, non so, non ho la capacità adesso di fare. Ok, mettiamolo così, scusate. E quindi, anzi, nascondiamo proprio questo, perché magari, no, però se nascondo poi escono i cazzi miei che sono dietro, magari c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. Ecco, c'è una chiamata in diretta che io dovrei interrompere in questo momento e chiudo anche, così chiudo questo video al volo, perché mi sta, ecco, adesso vedete i miei cazzi, no, qui ci sono i miei video, avete visto, che ho salvato, schermo, ok, non c'è niente di compromesso, non avete visto dei film porno che ho sul computer, perfetto, ovviamente sto scherzando, no? Io non mi faccio, sì. Quindi, non bisogna stare attenti, non bisogna nemmeno tossire. Ok, in pratica, quindi facciamola breve. Emidio, noi siamo fatti diversamente. C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. A quanto pare, cioè proprio semplificando, io lo vedrei mezzo vuoto e tu mezzo pieno. Va bene, secondo me Dio ha creato tutta questa diversità di esseri umani per
E c'è un perché. Alla fine può darsi che tu avrai un'illuminazione, ci aprirai la via qua, non lo so. Nella mia testa, accettare la condizione reale in cui si trova è il primo step che ti serve per uscire da questa fogna. Quando hai raggiunto proprio the bottom, cioè proprio il fondo, a quel punto, cioè quando realizzi anche che hai raggiunto il fondo, no? Perché noi ragazzi, perché siamo qui? Molta gente magari sta male, per dire. È perché non accetta la cazzo di verità. Nella mia testa la verità è che noi siamo dei cazzo, cioè siamo gestiti da questi. Ed è evidente ormai, noi siamo totalmente in balia del rettile, totalmente. Cioè, se non lo vuoi accettare, questo va bene. Cioè, se il tuo credere positivo, in modo molto più positivo di te stesso, quando in realtà siamo una cazzo di fuori, tu vivi dai tuoi, io vivo dai miei. Però tu hai un modo di pensare molto più positivo, va bene, usalo. Può darsi che cazzo ne so io perché le cose stanno messe così, cioè perché ci sono diversi tipi di esseri umani che ha fatto Dio, o magari ha fatto il rettile, non lo so che cazzo ci ha fatto, ragazzi. Però capisco che c'è questa diversità, ma io comunque, cioè, ti rispetto, però devi anche, cioè, dobbiamo essere adulti abbastanza da rispettare anche il non vedere, il fatto che la vediamo diversamente. Cioè, tu devi accettare, secondo me, anche le mie prese per il culo su di te. Comunque, che rimangono comunque nel rispetto, nel senso che questo essere, per come è fatto, vede molto divertente quest'altro essere che è fatto in modo abbastanza diverso, diciamo, no? Però io comunque vedo i tuoi video e comunque ti rispetto. Capisco che secondo me è assurdo pensarla quando siamo in una cazzo di gabbia, pensarla così in modo come se sei Dio, diciamo. Per me è assurdo, può darsi che hai ragione tu, non lo so, quindi il tempo ci dirà chi cazzo ha ragione e chi no. Questo è. Cioè, secondo me la cosa è rispettare le diversità, cioè noi che siamo fatti in modi diversi, accettarle e basta. Tu non mi sembri molto adulto che vieni, scrivi una cosa, lo cancelli nel mio canale Telegram, poi te ne vai, cioè fai delle cose molto che io, non lo sto dicendo che oggettivamente non va, ma io, perché ormai l'oggettività non ci sto a capire più un cazzo nemmeno io, se c'è l'oggettività, se c'è la verità, eccetera. Quindi per me è un po' assurdo comportarsi in quel modo. Ma va bene, può darsi che io, che cazzo, io sono limitato, non capisco. Forse bisogna comportarsi così, andare nel canale di quell'altro, mandarlo a fanculo e poi uscirsene. Poi dopo rivieni, metti un video dove parli di quanto sei meglio di me, lo rimetti e poi te ne vai un'altra volta. Non lo so. Questo, non so se è arrivato il messaggio. Questo è, cioè, secondo me. E un'altra cosa. Non c'è gruppo nella mia chat, infatti questo ne stavo parlando ieri sera. Il mio gruppo è un gruppo molto particolare, infatti non cresce mai nei numeri, proprio perché non ci sono, non c'è gruppo lì, non c'è un capo lì per dire, nel senso che lì è un insieme di persone libere, mi possono mandare a fanculo, io me ne fotto un cazzo, li lascio là. Proprio perché, secondo me, quando si crea un gruppo è la fine dell'uomo, secondo me, cioè la fine dell'individualità. L'inizio della merda, ok? E quindi io in quel gruppo là, cioè proprio non accetto che qualcuno mi veda come Dio, proprio perché non sono un condottiero io. E vedo l'unirsi, come fanno le pecore, cioè come fa il rettile con le pecore, come la cosa peggiore che succede all'umanità, cioè staccare il cervello e darlo al capo, per dire, no? Per questo lì, nella mia chat, vedi gente particolare. Ma non è che siamo un cazzo di gruppo, che siamo una cazzo di setta, che andiamo, blocchiamo canali e tutte queste cose che dici tu. Però se tu non ci vuoi credere, non ti posso fare niente. Cioè, questa è la cosa. E consiglio anche a te, cioè di. Alla fine tu non è che stai creando chissà che cazzo di gruppo. Però secondo me i gruppi non vanno proprio nemmeno. O meglio, finché arrivano in piccoli numeri così, numeri bassi, va bene. Ma poi diventa proprio un cancro, cioè se cresce. Cioè. Questo è tutto. Buona vita, Emilio.
Ciao.